imponenti ricordi lasciati dalle antiche civiltà romana e araba. Le città che maggiormente conservano le testimonianze della Spagna romana sono Segovia, Mérida e soprattutto Italica. Patio dei Leoni di Granada è uno dei maggiori monumenti lasciati in Spagna dalla dominazione araba che iniziò nell'anno 711 d.C. con la battaglia di Guadalete, vinta da Tariq, generale del califfo Musa ben Nozeir, e terminò nel 1492 con la caduta del regno di Granada ad opera di re Fernando d'Aragona. Del dominio arabo della penisola si celebra con caroselli in costume che ricostruiscono l'assedio di Granada stretto nel 1492 da Fernando d'Aragona e Isabella di Castiglia. Anche in Andalusia, ultimo baluardo arabo, il ricordo di Roma non si era cancellato. Gli spagnoli chiamano la Rocca di Gibilterra El Peñón. Orson Welles ha voluto recarsi a visitarla insieme alla famosa città che si stende ai suoi piedi. Gibilterra è un angolo di vecchia tradizione inglese nella penisola iberica. La Rocca di Gibilterra,
insieme a quella africana di Abida, che in Ceuta le sta di fronte, forma lo stretto che gli antichi chiamarono le colonne d'Ercole e in certo modo considerarono il confine estremo del mondo conosciuto. I Fenici fondarono la città e la chiamarono Alube. I Greci che la conquistarono le diedero il nome di Calpe. I Romani di Cesare, occupandola, la chiamarono Giulia Calpe. I Mori vi sbarcarono nel 710 d.C. per invadere la Spagna e dal nome del loro condottiero la chiamarono Gebel al-Tariq, montagna di Tariq, che nei secoli si trasformò nell'attuale Gibilterra. Ci ha condotti a Cordova, una delle città più illustri di Spagna, e con Siviglia e Granada, una delle maggiori di Andalusia.
Cordoba fu la capitale del regno arabo di Spagna e con Granada la città che più di tutte assunse importanza, bellezza e ricchezza per il dominio islamico. Il califfato di Cordoba è il primo impero spagnolo. Palazzi, porte, strade conservano ancora lo stile del califfato che rese splendida Cordoba, particolarmente l'Alcazar, il castello. Il castello era l'edificio più importante insieme alla moschea. Spesso era la sede del sovrano, sempre nel suo più alto rappresentante. Il nome Alcazar è la deformazione spagnola di Alcasr, che vuole appunto dire in arabo castello. Tutte le città spagnole che hanno avuto il dominio arabo hanno un Alcazar. Anche Toledo, che fu per lungo tempo capitale della Spagna e che più delle altre città porta le impronte della sua cattolicità, conserva imponenti tracce del dominio arabo come l'Alcazar stesso, la Puerta del Sol e le sue mura. In ogni città spagnola, specialmente in quelle meridionali, Roma e Islam si confrontano e si affiancano, come in Siviglia, sotto l'ombra della Giralda. La Torre Araba, che con la Torre dell'Oro rappresenta nella città un modello esemplare dell'architettura islamica, è oggi campanile e porta alla sommità la statua simbolica della fede chiamata Giraldiglio. La Giralda sovrasta uno dei giardini più eleganti di stile arabo che ornano la Spagna meridionale, il Patio degli Aranci. Insieme a Granada, Cordova fu la perla dell'Islam in Spagna e attorno ad essa, fino dai tempi dell'invasione, si mosse l'azione degli arabi per la conquista della penisola. Fu a Cordova che pose la sua sede il califfo Muzza ben Nuseir quando sbarcò in Spagna dopo che il suo generale Tariq aveva iniziato la conquista.
La moschea di Cordova è uno dei monumenti meglio conservati dell'architettura islamica spagnola. Accanto è la torre detta del Muezzin, dalla quale i sacerdoti musulmani lanciavano la loro preghiera ai quattro punti cardinali. Questa moschea è considerata un capolavoro dell'architettura religiosa musulmana classica, superiore anche alle più celebri moschee dell'Oriente. Dai tempi della Riconquista, essa è stata consacrata alla religione cattolica ed è quindi oggi la cattedrale di Cordova, come la vicina torre del Muezzin è divenuta il campanile della cattedrale stessa. Anche sotto questo aspetto, il tempio cordovese è unico al mondo. Un'altra caratteristica della moschea è la presenza di numerosi motivi romani antichi nei suoi ornamenti. Risalgono al tempo della dominazione araba e dimostrano che i califfi seppero acquisire suggerimenti e gusto dalle tracce lasciate nel paese da un'altra grande civiltà più antica della loro. Teresa d'Avila. In terra di Spagna, l'eredità di opere e di idee lasciate da Roma pagana è stata un immortale tessuto sul quale ha ricamato la civiltà islamica con una cultura orientale più elaborata e preziosa finché tutto il complesso formatosi nei secoli non si è permeato di un'intensa cristianità. Il Cristo de los Faroles, quasi di fronte ai monumenti musulmani, riassume questo senso di fusione e contemperanza tra civiltà diverse nella fede cristiana. Gli spagnoli lo chiamarono Hispanidad e più che patriottismo è un carattere, una forza che crearono uomini come Francisco Pizarro, conquistatore del Perù. Esprime il massimo della Hispanidad anche il genovese Cristoforo Colombo, trapiantato in terra iberica. Anzi, essa ha assunto un valore mondiale con lui dal momento in cui allargava smisuratamente i confini della terra per i re cattolici. Massime testimonianze sulla scoperta e sulla conquista dell'America sono raccolte in Siviglia nell'Archivio Generale delle Indie. L'Archivio Generale delle Indie è molto antico e rappresenta la maggiore collezione di documenti originali che si riferiscono a tutte le imprese compiute dagli spagnoli per la scoperta e la conquista del nuovo continente. Questi documenti iniziano con i primi carteggi di Cristoforo Colombo e arrivano fino a quelli dei governatori spagnoli che ressero i paesi conquistati fino agli ultimi anni del dominio spagnolo.
sale conservano la fonte principale per tutti gli studiosi che vogliono indagare sulla laboriosa evoluzione del progetto che Colombo propose a Fernando d'Aragona e Isabella di Castiglia per aprire una nuova strada verso le Indie. Nella cattedrale è la tomba del grande genovese, che qui trovò il riposo dopo ingiuste persecuzioni e perfino dopo l'esilio da morto. La cattedrale di Granada. Qui sono sepolti i due sovrani che accettarono il progetto di Cristoforo Colombo e che gli diedero i mezzi per l'impresa. Fernando e Isabella, nelle cui persone si erano fusi due dei reami che fronteggiavano allora la potenza araba rimasta ancora a dominare Granada, che sconfissero l'ultimo regno islamico e allontanarono per sempre gli arabi dalla Spagna, conquistando la città nella quale vollero essere sepolti perché in essa avevano coronato il loro progetto di liberazione e di unificazione del paese. E proprio nello stesso 1492, in cui la spada di Fernando, occupando Granada, fondava l'impero spagnolo, si muoveva la spedizione di Colombo alla scoperta dell'America. Abbiamo proseguito il nostro viaggio con Orson Welles e la sua famiglia per la campagna andalusa. Insediata con lunghe coste fra due grandi mari, la Spagna è stata sempre paese di navigatori. Colombo, il cui ricordo ricorre continuamente in ogni angolo, vi trovò sede ideale per i suoi progetti. Fu nel monastero di Rabida che egli, discutendo insieme ai monaci, perfezionò il suo programma. In queste stanze, a Palos, egli passò gli ultimi giorni prima di salpare per la sua grande avventura.
Da questo angolo di Spagna iniziò il primo giorno di una nuova era per il mondo e per l'umanità.